Il nostro corso di laurea magistrale in ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile è stato il primo in Italia. L'obiettivo è quello di formare un professionista che non solo abbia le capacità di operare nell'ambito del quale acquisisce le conoscenze tecniche e professionali, ma soprattutto che operi con un'eticità verso l'ambiente, verso l'uomo, che lo distingua da tutti gli altri professionisti con le stesse conoscenze. Siamo seguiti al massimo e i professori sono disponibilissimi, c'è un ambiente anche molto amichevole sia tra i professori che tra i colleghi. Formiamo un ingegnere chimico con due visioni, una di ingegnere di processo, volto proprio alla gestione di quelli che sono i processi industriali, il secondo quello delle biotecnologie. Le biotecnologie è un settore ad ampia velocità di sviluppo, soprattutto in Italia. 15 società ci affiancano in quello che è uno dei nostri punti cardine, punta di diamante della formazione, lo svolgimento di tesi di laurea con un tutor universitario ma all'interno dell'azienda. Questo ci permette di respirare già tra i banchi di scuola quello che è il clima aziendale e di capire quelle che sono le dinamiche che poi andremo a vivere nel mondo del lavoro. I nostri laureati a 3 mesi dal conseguimento del titolo o addirittura dal giorno stesso del conseguimento del titolo di laurea magistrale trovano collocazione nel mondo del lavoro. Il 23% è stato assunto da aziende che facevano parte del comitato università-impresa, ma il risultato più importante è che il 44% è stato assunto da società non solo nazionali ma anche internazionali. Per questo motivo l'ingresso nel mondo del lavoro rappresenta il naturale proseguimento di un percorso iniziato qui all'Università Campus Biomedico di Roma.